Saluto con molta amicizia e con la speranza anche di incontrarci presto i membri del board della rete Future for Religious Heritage per il lavoro che fanno e per l'impegno che dedicano a questa importante prospettiva, a questo importante obiettivo. Direi che non possiamo immaginare l'Europa senza la ricchezza, la diversità e la spiritualità del suo patrimonio religioso, che è parte integrante del patrimonio culturale europeo, parlando di Europa, ma che chiaramente è parte del patrimonio mondiale. Lo abbiamo in fondo affermato recentemente in una risoluzione che io ho ispirato come Presidente della Commissione Cultura, che ho fortemente voluto dopo i fatti drammatici della distruzione intenzionale e costante nel tempo da parte dell'ISIS, ma ci sono stati anche altri casi nella storia, del patrimonio culturale e religioso in Iraq e in Siria, dove sono state distrutte chiese, moschee, state attaccate anche le comunità ebraiche, e credo che, e sappiamo che il Mediterraneo è la culla delle tre grandi religioni monoteiste, quindi che lo spazio Europa-Mediterraneo è uno spazio che deve assolutamente tutelare, proteggere e riconoscere questi segni della storia umana e per chi crede non solo umana. E quindi abbiamo proprio detto che chi fa questo intenzionalmente e in modo così anche in dose così ampia, in misura così ampia, questo deve essere considerato un crimine contro l'umanità. E mi è piaciuto anche il fatto che qualcuno nel dibattito ha detto una frase molto bella: chi chiaramente la vita umana viene prima e chi uccide una persona compie un atto gravissimo, ma chi distrugge un patrimonio sia culturale che religioso in qualche modo distrugge le radici stesse dell'umanità. Questo è il senso che io do al nostro bagaglio spirituale e religioso, che fa parte delle stesse radici dell'Europa. In questi giorni ci stiamo occupando in Parlamento di un rapporto sulla gestione integrata del patrimonio culturale. Certamente questo non può che comprendere anche la dimensione religiosa di questo patrimonio. Tra l'altro, proprio quando diciamo che, penso alcuni esempi, penso al fatto che noi stiamo lavorando con l'intergruppo che si è costituito fra parlamentari di diversi gruppi e diverse commissioni, che si chiama proprio patrimonio culturale, turismo culturale e itinerari culturali europei. I primi itinerari culturali in Europa furono quelli sulle vie dei grandi pellegrinaggi, penso legati, non so, alle grandi abbazie, da Francesco, Benedetto, penso anche alla via Francigena, alla via a Santiago di Compostela. E questo fa parte in modo strutturale del patrimonio europeo. Tra l'altro ricordo che nell'accezione dell'UNESCO patrimonio non è soltanto un patrimonio tangibile, ma è anche un patrimonio intangibile. Quindi in questo senso le diverse fedi, le diverse forme di spiritualità e di correnti di pensiero, di culture, sono esse stesse parte integrante di questo patrimonio che vogliamo tutelare. Io penso che su questo ci sono sensibilità diverse all'interno del Parlamento sicuramente, ma ricordo anche che questo è l'anno, sono i 10 anni quest'anno della Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e linguistica. Dentro questa diversità c'è anche il riconoscimento delle specificità delle diverse religioni e culture, e penso che noi non possiamo parlare di dialogo interculturale senza parlare anche di dialogo interreligioso. Per esempio sono in contatto con un bellissimo movimento che si chiama Religion for Peace, ma sono molto interessata al lavoro che fa la vostra associazione, l'associazione del futuro del patrimonio culturale in Europa, ma non solo in Europa, perché penso che queste reti siano delle forme direi essenziali per non solo tenere in vita queste che sono radici, ma anche per far sì che possano essere una ispirazione e un contributo anche a un nuovo umanesimo che non può che essere fondato sia su radici umanistiche laiche, ma anche su quelle religiose. Quindi non può sfuggire l'importanza di questo dovere che abbiamo. Ogni generazione deve salvaguardare, rinnovare e dare un futuro a questo patrimonio. Penso che il Parlamento deve fare la sua parte.